Sei pronto? Uno, due, tre. Ciao, in questo video ti voglio parlare di come registro i video in questo momento. Possiamo prendere un po' questo video come una seconda puntata del primo video che ho registrato ormai direi un 6-7 mesi fa, quando ero agli inizi, diciamo, avevo appena iniziato a registrare, avevo fatto 6-7 video, se non ricordo male. Il video comunque ve lo metto qua in alto. In quel momento stavo registrando con una reflex Canon che vi dicevo non mi dava grandi soddisfazioni e con una ring light. E contate che quello era già un secondo step perché i primi video li ho registrati col telefono. Infatti, come vi ho raccontato in un altro video, il mio percorso è iniziato registrando semplicemente con un telefono. Da lì piano piano ho iniziato a studiare, a cercare di capire come muovermi, a studiare la strumentazione. Il secondo step è stato appunto quello di registrare con una fotocamera e non col telefono e con un microfono esterno. La stessa cosa l'avrei potuta fare con un telefono semplicemente un po' più bello. Il telefono che avevo in quel momento registrava video molto molto brutti. Se registrassi gli stessi video adesso con l'iPhone verrebbero comunque dei video molto belli. Però stiamo comunque parlando di un telefono da 1.200 euro e che fa del suo punto forte la parte video probabilmente. Come vedrete, tutta la strumentazione che vedete in questo momento e che mi sta filmando e che vista così sembra che non c'è niente, sono io che parlo, ma poi vedrete è un po' di roba, la possiamo quantificare in circa 1.300 euro e ci sono un po' di cose che tranquillamente potreste non usare, quindi stiamo parlando della stessa cifra per l'intero set. Piccola premessa, non sono un videomaker, questo è chiaro. Semplicemente da quando ho iniziato, dal primo video col telefono ad adesso, non ho ancora smesso di studiare, sto facendo corsi di videomaking per migliorare e per crescere, per poter portare dei contenuti che siano di qualità sempre più alta e sempre più coinvolgenti. Torniamo però a questo video, appunto vi faccio vedere tutta la strumentazione e per realizzare questa che vedete che è l'inquadratura che vogliamo creare. Ok, in questo caso registriamo da qui. Come avete visto in altri video ultimamente, non è l'unico punto in cui registro. Quella che vi faccio vedere adesso è il setting che uso per questa postazione. Poi se vi interessa magari me lo scrivete, vi faccio vedere anche come faccio le altre inquadrature, magari può essere utile. Per creare questa inquadratura al meglio, quello che ho fatto è ispirarmi a un'inquadratura che ho visto in una serie TV. Come vi ho detto, mi ispiro molto a tutto quello che vedo, quindi se vedo un'inquadratura che mi piace in un film, in una serie TV, in una pubblicità, semplicemente ci provo, mi metto lì e inizio a scopiazzarla un pochettino. In questo caso l'inquadratura è quella dell'interrogatorio a Rust, di True Detective nella prima stagione. Anche lui è seduto davanti a un tavolo, chiaramente stiamo parlando soltanto di inquadratura, le luci, il set è tutto diverso, lui ha lo sfondo molto più vicino. Però quello che ho cercato di fare è capire come veniva fatta in termini di zoom dell'obiettivo, di, quindi distanza dal soggetto, sfocato dietro e posizione del tavolo, quanto si vede, spazio sopra la testa. Tutte queste cose che non sono casuali, vanno curate nel dettaglio se vuoi fare una cosa un po' fatta bene. Come funziona? Adesso facciamo un piccolo flashback, vi faccio vedere come abbiamo montato tutto quanto il set, che non sono io davanti a una sedia e basta purtroppo, c'è un sacco di roba, adesso ve la faccio vedere, quindi prendiamo il telefono e facciamo un girettino. Vi faccio vedere tutta la strumentazione, vi dico nomi, prezzi, tutto quanto e vedete roba tutta tranquillamente comprabile anche senza fare grossi mutui. E dopodiché torniamo qui per le conclusioni, direi. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna meet, who you're gonna meet, who you're gonna meet. Ok, cambio inquadratura e adesso sto riprendendo col telefono, è un iPhone 11 Pro senza microfono esterno, quindi la ripresa che vedete è dritta dal telefono, l'audio anche. Se sentite un po' di eco in più, questo è il grande problema di questo ufficio, c'è una tonnellata di eco. Questo è il motivo per cui uso questi due tendoni, adesso vi racconto tutto nel dettaglio. Partiamo dalla macchina fotografica, così vi faccio vedere tutto quello che uso. La macchina fotografica è una Canon M50, una piccola mirrorless, abbastanza entry level, questa costa intorno ai 550 euro. Sto usando un obiettivo 50 mm f1.8, quindi molto aperto. L'obiettivo anche in questo caso è molto economico, costa 55 euro, una roba del genere. Per utilizzarlo ho dovuto usare un adattatore, che è quello che vedete qua dietro, 25 euro, anche lui poca roba. La macchina fotografica avrebbe uno schermetto, ma siccome io da là in fondo non lo vedo e soprattutto
Questo schermetto è un po' troppo luminoso, o meglio, non è luminoso, mi fa vedere l'immagine molto più luminosa di quella che verrà in realtà. Quindi quello che faccio è collegarci il computer e utilizzarlo come scatto remoto per vedere la fotografia reale che avrò alla fine. Per quanto riguarda la luce, uso questa torcia della Godox, che sembra una roba super professionale, in realtà è una semplice torcia da 130 euro, una cosa del genere. È una torcia LED a 60 watt a cui è collegato questo softbox che mi serve un po' da davanti, anche della Neewer. Se andate a cercare su Amazon vedete che è tutta roba super economica. Serve per ammorbidire la luce che arriva dalla torcia, perché altrimenti quello che succederebbe è che avrei una luce puntata in faccia fortissima e farebbe schifo. Questo costa circa 50 euro, 55, una cosa del genere, e appunto ha questo telo davanti e uno dentro che alleggeriscono la luce, la ammorbidiscono e fanno sì che mi arrivi in maniera più naturale possibile, e questo fa tanta tanta differenza. Questo è il motivo per cui non sto usando più la ring light, che andava benissimo per certe inquadrature, in realtà la uso ancora, ma appunto la ring light ti toglie tutte le ombre in faccia, invece mi piaceva cercare insomma di ottenere un look un pelino più cinematografico. Qua sopra vediamo il microfono che sto usando, che è un Rode VideoMic Pro Plus. Questo non è economico, sono sincero, perché appunto avendo il problema dell'eco ho cercato qualcosa che fosse un pochettino più di fascia alta. Questo costa circa 250 euro. Se avete una situazione di partenza diciamo ambientale migliore della nostra, ci sono un sacco di soluzioni, però anche a 90 euro, cose del genere. Una cosa che abbiamo dimenticato è il cavalletto. In questo caso sto usando questo cavalletto che ha una testa video, consente di fare dei movimenti di camera fluidi. Si chiama testa fluida, infatti, ma vi dico che nel caso in cui utilizzate la macchina fotografica come nel mio caso, ferma, non è che vi serve, quindi potete risparmiare qualche soldo e comprare un treppiede di tipo fotografico, che costano un po' meno se volete. Questo qui siamo sui 130 euro, si trova qualcosa anche a meno. Ok, questa qui che abbiamo visto prima è la ring light, quella che prima utilizzavo come luce principale, e adesso invece la sto usando semplicemente come controluce, quindi me la metto dietro la schiena e mi disegna un po' i contorni e mi stacca dallo sfondo. Questo lo vedrete bene dopo quando ve lo faccio vedere appunto nel pratico. Discorso eco, qua sotto come vedete ho messo un tappeto e poi su questi stand ho montato dei tendoni. Tende normali, anche queste se vi servono, perché avete questo problema anche voi ve le metto in descrizione, queste ve le consiglio abbastanza, sono delle tende alte 3 metri, quindi mi arrivano praticamente al soffitto, questi stand costano una trentina di euro l'uno, quindi molto comodi, anche perché in alcuni punti appunto vedete io ho questa cosa, ho fatto l'illuminazione con quei tubi e quindi certe volte riesco ad agganciarli a quelli. Però così sono un po' più flessibile, quindi nulla, direi che adesso io mi risiedo, così vi faccio vedere un po' di cose. Ok, allora, come vi dicevo, la strumentazione e più o meno come è posizionato il tutto l'avete visto, adesso vi spiego un pochettino più nel dettaglio. Questo è quello che vedo io dal mio posto in cui sto registrando. Ho circa 1,5 metri davanti la luce, che è posizionata un po' più in alto, e dalla parte delle finestre per avere una luce che sia coerente, ovvero mi arriva dalla parte in cui voi nel video vedete le finestre, altrimenti sarebbe un pochettino strano. La camera è circa 3 metri, 3 metri e mezzo direi, l'obiettivo come abbiamo visto è un 50 mm f1.8, quindi molto sfocato, l'effetto che vedete qua dietro dello sfondo tutto sfocato viene proprio da quello, dall'apertura dell'obiettivo. Per quanto riguarda la posizione del microfono, è posizionato a un 10 cm dalla mia bocca e punta direttamente qui come vedete un pochettino più avanti rispetto a dove ho le labbra. L'inquadratura l'abbiamo vista, parliamo delle luci. Questa che vedete è la fotografia finale, quella che ci piaceva, con anche la post-produzione. Per vedere l'effetto reale delle luci e della post-produzione, in questo caso video, poi parleremo anche di quell'audio, facciamo un passo indietro e vi faccio vedere com'era tutto prima di preparare la fotografia. Sei pronto? 1, 2, 3, vai! Ok, questa era l'inquadratura iniziale. Vedete che ho una bella luce giallognola in faccia, è tutto piuttosto scuro e i colori sono completamente diversi. Andiamo adesso un passo per volta a sistemare tutto quanto. Per prima cosa, appunto, quello che voglio fare è togliere questo giallo generico e quindi spengo le luci dell'ufficio e parto dall'ufficio
illuminato soltanto da quel poco di luce che già cerco di filtrare, che entra dalle finestre. Quindi per prima cosa spegniamo le luci. Ok, abbiamo spento tutto, come vedete il giallognolo è sparito, semplicemente non c'è luce, quindi non mi vedete in faccia. Quindi la seconda cosa che facciamo è andare ad accendere la mia fantastica luce qua davanti. Ok, come illuminazione adesso più o meno ci siamo, quello che manca però è staccarmi dallo sfondo, perché vedete che io sparisco un pochettino, il maglione è scuro e quindi sparisce sullo sfondo. Quello che facciamo è andare ad accendere la luce che vi ho fatto vedere prima, la ring light che ho messo qua dietro, che è una ring light solo perché avevo quella, va bene una luce qualsiasi in realtà. Che serve a fare da controluce, quindi adesso l'accendiamo e vediamo la differenza. Ok, adesso l'abbiamo accesa, se vedete mi si è disegnato un pochettino il contorno, non è una cosa che dite oh, ho gridato al miracolo, però si nota un pochettino la differenza, si vede la luce qua sotto e mi disegna un pochettino la silhouette, e quindi dal punto di vista dell'immagine questo era più o meno quello che volevamo. Però manca ancora qualcosina. L'ultima cosa che faccio è andare a fare in Premiere una piccola color correction e un pelino di color grading. La color correction è la correzione di quelli che sono gli errori dei colori, quindi magari c'è un po' troppo rosso, piuttosto che andiamo a sistemare delle ombre, andiamo a controllare dei dettagli. Il color grading invece è quando vuoi dare un look diverso alla tua immagine. Avrai sicuramente visto Breaking Bad e avrai notato come lì è tutto super arancione. Ok, nei miei video voglio cercare di tirare un pochettino più tutto sul blu e più sul freddo, perché boh, mi piace esteticamente, è il look che cerco. Quindi adesso vediamo come cambia tutto con la color correction. Ok, color correction finita, questa è l'immagine definitiva, ma un ultimo dettaglietto è sistemare un po' la voce, che così già è abbastanza buona, ma sempre in Premiere possiamo andare a sistemare ancora un pochettino. Ecco fatto, questa è la voce che sentiamo dopo la post produzione. Come sentite è un po' più calda, un po' più profonda e un po' più nitida, ed è l'effetto che volevamo. E direi che con questo ho detto tutto. Se hai domande, dubbi o consigli, anche perché no, scrivili nei commenti che ne parliamo. Ricordati di iscriverti al canale, lasciare un like al video. Se stai guardando il video su Facebook, lasciare un like anche lì e iniziare a seguirmi. Se non vuoi perderti neanche un contenuto, mi raccomando, seguimi anche su Instagram, Simone Mamo Web, mi trovi anche lì. Tramite le stories, insomma, riesco ad essere un pochettino più presente, soprattutto la riccia è un pochettino più alta, quindi è più facile che vedi gli aggiornamenti. E ci vediamo al prossimo video.